Ancora un morto sulle strade del Sulcis. Ieri mattina il terribile scontro frontale a San Giovanni su Erge, dove ha perso la vita un 65enne di Iglesias. L'auto condotta dalla vittima si è scontrata con un Opel condotta da un giovane ubriaco e contromano. Assegnare le supplenze per scongiurare i trasferimenti. La proposta salva docenti sardi arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu. Suggerimento del tutto condivisibile secondo il consigliere regionale Ignazio Locci. Rione di Via Dalmazia ha rimesso a nuovo grazie ai cittadini. Con la festa della fratellanza, gli abitanti della zona muniti di zappe e rastrelli hanno ripulito l'aria e festeggiato con una cena condominiale. Dinamo Sassari, Galatasaray, biglietti esauriti in poche ore. Ore di fila per garantirsi il posto alla partita del 21 settembre che verrà ospitata al Palasport di Carbonia. Oltre 1700 i biglietti già acquistati. Ben ritrovati, apriamo con la cronaca. Purtroppo ancora un morto sulle strade del Sulcis. Ieri mattina un terribile scontro frontale dove ha perso la vita Luigi Porcu, 65 anni di Iglesias, ed è rimasto ferito il fratello Mario di 67. Tutti i dettagli nel servizio. Ubriaco al volante e contromano provoca un incidente mortale, viene arrestato. È accaduto ieri mattina a San Giovanni su Erge. Ha perso la vita Luigi Porcu, 65 anni di Iglesias, mentre è rimasto ferito il fratello Mario di 67 anni. In manette è finito Enea Steri, 37enne di San Giovanni su Erge. Il giovane ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test e agli esami per accertare l'assunzione di droga. Era al volante di un Opel Frontera con la patente scaduta, senza assicurazione, senza revisione. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 lungo la statale 195 Sulcitana. L'Opel Frontera, secondo quanto accertato dai carabinieri, dopo aver percorso la strada a contromano ad alta velocità, arrivata all'altezza del chilometro 95-50, è andata a schiantarsi frontalmente contro la Fiat 600 condotta dalla vittima. L'impatto è stato violentissimo, le due auto si sono letteralmente accartocciate. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per Luigi Porcu la corsa in ospedale si è rivelata inutile, è morto in ambulanza durante il tragitto. Ricoverato invece al SIRAI di Carbonia il fratello. I carabinieri hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dello scontro. Il conducente della Opel è stato arrestato per omicidio colposo, ora si trova nel carcere di Utta. Le due auto sono state sequestrate. Il traffico nella zona è stato rallentato per circa 3 ore. Parliamo adesso di scuola. Assegnare le supplenze per scongiurare i trasferimenti degli insegnanti sardi nel resto d'Italia. La proposta, per così dire, salva docenti sardi arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. È un suggerimento questo ampiamente condiviso anche dal consigliere regionale sulcitano Ignazio Locci. Il servizio. Il provveditorato e i presidi assegnano subito le supplenze per i docenti sardi, unico modo per scongiurare il loro trasferimento nella penisola. Lo chiede Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. L'invito è rivolto al provveditorato agli studi affinché, già dall'8 settembre, quando terminerà la fase B e il suo ruolo attivo nell'assegnazione delle supplenze, solleciti i presidi ad assegnare le cattedre vacanti nell'isola. Onorevole Locci, lei crede che si tratti di una proposta fattibile? Ma mi pare che sia in questo momento l'unica soluzione possibile per tentare di evitare almeno in parte questo esodo dei nuovi docenti immessi nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi sarebbe necessario, appunto, come bene ha detto il mio collega Truzzu, accelerare i tempi dell'assegnazione delle supplenze da parte dei presidi, da parte del provveditorato, in maniera tale che gli insegnanti, anche i nuovi immessi in ruolo, accettino le supplenze qui in Sardegna, ma che allo stesso tempo non perdano il passaggio in ruolo a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, in maniera tale che già dall'anno prossimo, appunto, si riesca a scongiurare, cioè già da subito, ma per completare poi il ragionamento nel 2016, a scongiurare definitivamente la possibilità che qualche insegnante sardo sia costretto ad emigrare per,
per il posto di lavoro. In questo modo, spiega ancora Truzzu, anche chi ha avuto una cattedra di ruolo fuori dalla Sardegna potrà restare da supplente nell'isola pur mantenendo il posto in ruolo. Questa è l'ultima possibilità per tanti docenti che sono stati destinati a scuole nel nord Italia di rimanere e lavorare nella propria terra, al di là delle vuote rassicurazioni del ministro e dell'assessore Filino, sottolinea ancora l'esponente di Fratelli d'Italia. Per questo non bisogna perdere tempo, avvisa ancora Truzzu, a partire dall'8 e fino all'11 settembre il provveditorato solleciti e verifichi che tutti i presidi assegnino i posti disponibili, in modo che entro la data del 14 gli insegnanti possano decidere se rimanere da supplenti nell'isola o accettare il posto in ruolo in altre regioni. Ecco, i tempi sono piuttosto stretti e conoscendo insomma le lungaggini italiane crede che insomma la cosa sia percorribile? Allora, io devo registrare una cosa. Gli uffici del provveditorato, della direzione regionale della pubblica istruzione hanno dimostrato comunque in questa estate di essere molto efficienti, perché anche in Sardegna abbiamo avuto parecchie emissioni in ruolo e nel mese di agosto gli uffici hanno dimostrato comunque, nonostante tutti i problemi che la pubblica amministrazione, hanno dimostrato di poter sopperire ai loro problemi. Come dire, si può ancora ben sperare. Il rione di Via Dalmazia a Carbonia è stato rimesso a nuovo e ripulito grazie all'iniziativa e all'intervento degli abitanti che durante questo fine settimana hanno dato vita alla festa della fratellanza. C'era per noi Manolo Mureddu. Oggi siamo ai palazzoni dell'ospedale di Via Dalmazia a Carbonia. Siamo qui per raccontare la festa della fratellanza. Torniamo dopo 4 mesi da quel famoso servizio che creò tante polemiche in città, in cui raccontammo la situazione di degrado di questi palazzi. Oggi la situazione è radicalmente cambiata e vi raccontiamo perché. Grazie all'aiuto dei nostri coinquilini siamo riusciti a ripulire il quartiere, anche senza l'aiuto delle aria e dell'amministrazione comunale. Lei, signor Ortu, è il portavoce del comitato di questi palazzi. Avete in mente quindi, oltre a questa festa, di organizzare anche altri eventi, di riqualificare al massimo questa zona? Sì, in programma ci sono diversi avvenimenti, sempre se l'amministrazione comunale ci dà una mano. Dell'ultima ripresa che ha fatto, chi la sta facendo oggi con noi, e mi piacerebbe farne ancora, diciamo che al 100% non ci siamo ancora riusciti perché i soldi sono pochi. Le promesse sono state tante, ma il lavoro non è stato fatto come deve essere fatto. Noi cercheremo di spingere ancora tramite la televisione, tramite altre cose che dobbiamo fare noi, per portarla avanti come desideriamo noi. Qua deve diventare un quartiere, non come è adesso, ancora migliore, possibilmente d'argento. Diciamo che il quartiere di Via Dalmazia è un quartiere molto popoloso, grazie anche al comitato siamo riusciti a realizzare questa bellissima sagra che sta andando molto bene. Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, la gente sta rispondendo bene, con tanti progetti molto belli, tra cui c'è anche un progetto della piazzetta nel retro, i bambini sono la prima cosa che vanno accontentati e cerchiamo di dare un punto di riferimento e anche un insegnamento sulla vita. L'impegno soprattutto è nostro, ma anche ci ha aiutato molto anche la giunta comunale, il consigliere Marco Loi e soprattutto il nostro impegno di tutti. Abbiamo pulito tutti quanti i cittadini qua fuori, diciamo stiamo facendo molte iniziative, speriamo di farne tante altre, coinvolgendo tutta la popolazione. Qual è il vostro obiettivo? Ma rifar nascere questo quartiere, perché non ha avuto una bella fama, già adesso è molto molto cambiato. Marco Loi, consigliere comunale di Carbonia, dopo 4 mesi torniamo qua, dopo quel famoso servizio che creò anche polemiche, in cui si disse che il comune non aveva titolarità, responsabilità negli interventi in questi palazzi. Oggi però, grazie all'impegno del comitato e anche al tuo come consigliere comunale, si è riusciti a raggiungere questo obiettivo. Io innanzitutto voglio ringraziare il comitato di avermi dato la fiducia. Oggi grazie al comitato tutti insieme abbiamo collaborato, sia l'amministrazione ma soprattutto i cittadini e il quartiere di questo. Siamo riusciti a realizzare questo progetto. Per me è una grande soddisfazione. Come vedete abbiamo anche fatto una festa perché siamo riusciti anche a realizzare questo progetto. Oggi con questa festa oggi facciamo una vita nuova per questo quartiere. Ma non finisce qui.
È cominciato il conto alla rovescia per l'esordio della 7 giorni dell'agricoltura sarda. L'Expo di Milano ha preso il via questa mattina, una settimana intensa e senza sosta che presenterà al mondo l'economia, la cultura, le tradizioni, i colori, i suoni e i profumi delle campagne sarde. A tagliare il nastro della 7 giorni sarà Sardegna, l'isola dei cavalli, con il mondo ippico al centro di una giornata che sarà ricca di appuntamenti e sorprese. Il clou sarà il premio ai Fantini Sardi, i più bravi in Europa e nel mondo, dice Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. Sono il miglior spot per il mondo equestre sardo. Cavallo per molti è sinonimo di Sardegna, proprio grazie a questi ragazzi, ha sottolineato ancora Qualbu. Per questo ci è sembrato naturale assegnare loro il titolo di ambasciatori dell'ippica sarda nel mondo. È andata in scena domenica mattina nella pineta di Porto Paglietto a Porto Scuso la seconda edizione della Festa del Cane a cura dell'associazione Gli Amici di Nico con il patrocinio del comune. Vediamo com'è andata in questo servizio. Siamo in compagnia di Nico Palmas, presidente dell'associazione Amici di Nico. Oggi avete organizzato questa importante manifestazione cinofila. Sì, questa più che manifestazione cinofila la chiamiamo la Festa del Cane, dove il cane per questa intera giornata sarà il protagonista e insieme al cane i bambini. È un incontro delle varie associazioni del Sulcis in cui verrà proposta, verranno proposte le adozioni, tutta una serie di eventi, ci saranno i cani da utilità dell'associazione Balto di Cagliari in cui fanno ricerca e fanno in protezione civile. Una grande partecipazione di cittadini, ovviamente di cani. Sì, sono cani che vengono per lo più da tutto il Sulcis e oltre. È stato un evento che abbiamo promosso l'anno scorso, abbiamo avuto un riscontro, quindi quest'anno l'abbiamo riproposta e siamo pienamente soddisfatti. Abbiamo avuto aiuti dall'amministrazione comunale che ci ha permesso di utilizzare gli spazi della pineta di Porto Paglietto, in cui i cani si trovano molto a suo agio, in più siamo all'ombra. Quindi anche l'iniziativa per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali, contro tutte quelle problematiche legate purtroppo anche al randagismo. Sì, è un'iniziativa in linea di massima per promuovere e cercare di limitare al minimo per quanto riguarda gli abbandoni, in modo tale che si vede il impariamo a conoscere il cane, quindi una volta che conosciamo il cane si pensa che almeno se si instaura un determinato rapporto sia più difficile abbandonarlo per strada. Tutto esaurito per la partita di basket tra la Dinamo Sassari e la squadra turca Galatasaray, che la città di Carbonia si prepara ad ospitare il 21 settembre al Palazzetto dello Sport in via delle Cernitrici. Sabato scorso, giorno in cui si è dato il via all'acquisto dei posti in tribuna, oltre 1700 biglietti sono stati venduti in poche ore, numero sufficiente per riempire l'intero palasport. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la passeggiata ecologica delle tre frazioni passeggiando nel parco geominerario, giunta alla sua 12ª edizione. Si tratta di un percorso che si estende su un tracciato di circa 6 km e unisce ambiente e archeologia mineraria. Si partirà dalla pineta di Bindù e non mancheranno le tappe a San Giovanni Miniera, la grotta di Santa Barbara e il villaggio di Norman, dove avrà anche luogo un rinfresco. La passeggiata si concluderà poi passando davanti alle case del centro sociale di San Giovanni e il ritorno nella pineta attrezzata di Bindua per il pranzo. Chi volesse ottenere informazioni oppure iscriversi può rivolgersi da lunedì 14 al venerdì 18 settembre tutte le sere dalle 19 alle 20 presso i locali della scuola materna di Bindua oppure inviare una mail a passeggiataecologica@tiscali.it. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio adesso alle previsioni meteo e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci. Per domani, domenica 6 settembre, cielo in prevalenza coperto. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno dal nord e nord-ovest con intensità di 18 km orari. Possibili raffiche fino a 23 km orari.
Temperature minime comprese tra 16 e 21 gradi e massime comprese tra 22 e 28 gradi.